La manovra in arrivo avvierà un percorso graduale ed equilibrato verso il ritorno alla legge Fornero sulle pensioni. Lo ha spiegato il governo, dopo aver approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico, che anticipa i numeri chiave della legge di bilancio, attesa nei prossimi giorni. In pratica, il tramonto di quota 100 prevede 2 anni di una quota 102, che sale poi a 104 dal 2024. Il leggero aumento della somma fra età anagrafica e anzianità contributiva necessaria ad andare in pensione non deve ingannare, perché il punto chiave del nuovo meccanismo sarà rappresentato dai 64 anni di età, indispensabili per uscire dal lavoro. Un requisito più alto dell'attuale, che apre le porte del riposo a 62 anni. E basta limitare drasticamente la platea dei candidati alla pensione anticipata. Saranno 50.000 in 2 anni, secondo i calcoli governativi, mentre nei suoi 3 anni di vita, quota 100 ha permesso quasi 400.000 uscite. Lo scalone del ritorno immediato alla Fornero, insomma, sarebbe smussato, ma non cancellato. E questo agita la politica, a partire dalla Lega, che ha votato il programma, ma ci tiene a dire che il dibattito sulle pensioni è ancora aperto. Il punto è che al paracadute previdenziale la manovra dovrebbe dedicare circa 1 miliardo all'anno, invece dei 4-5 ipotizzati nelle anticipazioni della vigilia. E con una cifra del genere è impossibile fare di più. Una buona notizia arriva invece per chi in pensione è già andato. Dal prossimo anno tornerà la rivalutazione piena degli assegni all'inflazione, che nel frattempo sta dando forti segnali di ripresa.